Troviamo nell'ufficio di Paolo Grema, assessore al commercio di Caselle. Un anno è quasi trascorso, questo 2019 è stato un anno molto importante per il commercio di Caselle. Molte cose sono state fatte, molte novità sono entrate all'interno di questo comune. Paolo Grema, facciamo un bilancio generale di quello che è stato il commercio in questo 2019. Ma innanzitutto grazie, buonasera a tutti. È stato un anno direi importante, importante perché ricco di eventi che comunque hanno portato l'immagine della nostra comunità, diciamo, a livelli altissimi. Io ritengo che sono state messe in campo molte forze, molte energie, molte persone si sono prodigate per aumentare l'appetibilità di tutta la nostra comunità, della nostra città. Direi che innanzitutto partirei con ringraziare quelli che sono i partner che mi hanno accompagnato in questo percorso, durato ormai diciamo 12 mesi, che sono la Libera Associazione Commercianti Artigiani di Caselle, che sono un po' il braccio operativo di tutti gli eventi, insieme al gruppo dei giovani agricoltori. E devo aggiungere e ringraziare in particolar modo anche il gruppo degli Alpini che è sempre disponibile a collaborare con le due realtà che ho citato in precedenza. Diciamo che l'anno si è aperto con la tradizionale festa di Sant'Antonio, la festa, diciamo, degli agricoltori, che ha aperto un po' quelli che erano i giochi verso quella che è una delle manifestazioni a cui io personalmente tengo di più, che è agricoltura e commercio. Agricoltura e commercio che è giunta quest'anno alla sesta edizione, una manifestazione che è partita 6 anni fa, ha fatto una ricerca storica di territorio, ha messo in evidenza quelle che erano le peculiarità di Caselle, ha fatto un percorso all'interno delle scuole e diciamo che anno per anno è cresciuta fino ad arrivare a quest'anno, che è stata secondo me una delle edizioni più complete e più particolari, nell'ambito della quale abbiamo messo in campo e su strada veramente tutto ciò che succede nei vari giorni nei campi. Mi fa piacere che il traino di tutto questo è fatto da un gruppo di giovani agricoltori che sono la continuità, rappresentano la continuità di quella che è la cura del nostro territorio, un territorio ancora al 70% a componente agricola. Di conseguenza il fatto di avere una generazione di ragazzi che continuerà il lavoro dei genitori è per noi garanzia di buon mantenimento di quello che è il nostro territorio. L'anno è poi andato avanti con due edizioni di Crocetta in Tour, a maggio la fiera nostra tradizionale, una delle due fiere tradizionali del comune di Caselle. Diciamo che siamo arrivati poi a metà anno, nel mese di giugno, con la notte bianca, quella che ha visto la famosa padella di Camogli. Ecco, siamo riusciti in questo grande obiettivo, che era quello di portare questo evento importantissimo che si svolge e a Camogli e a Castellabate. Siamo riusciti a fare una terza tappa su Caselle. È stata direi una notte bianca straordinaria. Io penso che Caselle non abbia mai visto così tanta gente nel proprio centro storico. Quindi una grande occasione per Caselle di mettersi in mostra, per dimostrare a tutti le grandi capacità organizzative delle persone che vivono la città, una grande occasione per i commercianti locali di mettere in mostra i loro prodotti, di fare vetrina, di farsi pubblicità. La notte bianca è poi continuata veramente ininterrottamente una 2 giorni, dopo il secondo giorno, oltre alla padella, vi era anche il mercato di Crocetta in Tour e tutta una serie di giochi riservati ai bambini, quindi una 2 giorni di pedonalizzazione del centro storico. E qui tendo a dire e a sottolineare un altro aspetto importantissimo, la crescita culturale di tutta la comunità, perché io devo dire che pedonalizzare 2 giorni il centro storico e non ricevere nessuna lamentela vuol dire che tutti quanti hanno recepito un messaggio importantissimo, quello che il centro storico si può pedonalizzare, l'importante è che al suo interno ci siano degli eventi di interesse generale, che tutta la cittadinanza possa godere degli eventi che vengono fatti all'interno del centro storico. Diciamo che dopo esserci concessa
la pausa di agosto, siamo ripartiti a sprombattuto con una seconda notte bianca, che ormai è qualche anno che andiamo a proporre, diciamo nella vigilia immediata della festa di Caselle, cioè la vigilia della patronale. Questo perché? Perché comunque insieme ai commercianti e ai giovani agricoltori abbiamo ritenuto opportuno portare la festa del paese all'interno di tutto il paese, perché è importantissimo che ci sia la manifestazione, il costina parte della Proloco sotto il Palatenda, ai quali va il mio ringraziamento, che comunque è un bel evento, però è importante che tutto il centro storico sia in festa. Nell'ambito di quella serata lì c'è stata anche la sigla del Quad Car, nel pomeriggio la manifestazione sportiva, e di conseguenza sono stati una due giorni veramente di festa di tutto il paese. Non ci siamo fermati qui, nel mese di novembre siamo ripartiti con un'altra edizione di Crocette in Tour, che noi chiamiamo Aspettando il Natale, proprio perché riteniamo che metà fine novembre sia proprio l'inizio del periodo natalizio, quindi anticipare un attimino quello che sono le grandi corse agli acquisti, magari nella grande distribuzione. Noi, riuscendo ad anticipare di qualche settimana, riusciamo, diciamo così, a portare il Natale in centro storico un pochino prima. Neanche il tempo di prendere fiato e siamo ripartiti con l'organizzazione della fiera di dicembre, la fiera di Sant'Andrea, che quest'anno purtroppo ha subito l'ira del maltempo, però nonostante questo sono particolarmente soddisfatto, perché questa fiera ha subito una forte trasformazione. È stata una fiera che è stata caratterizzata proprio per quelle che sono le peculiarità della fiera, ovvero una fiera che mette in campo i prodotti del territorio. Prodotti del territorio, quindi tanti produttori, uno stand per la prima volta, lo stand gastronomico in piazza, che andava a fare il bollito, che è un piatto proprio tipico del mondo agricolo nei giorni di festa. Nonostante il maltempo sono soddisfatto, perché comunque hanno montato le loro bancarelle quasi il 90% degli espositori. Di conseguenza abbiamo potuto vedere che questa sperimentazione funziona, siamo sulla strada giusta, andremo avanti anche il prossimo anno nel percorso di modifica delle due fiere, fino a portarla a diventare veramente di nuovo due fiere che dovranno avere veramente le caratteristiche delle fiere di un tempo. Mentre ci sono, annuncerei quello che è il prossimo evento, e presumo l'ultimo dell'anno, che è la manifestazione Natale in piazza, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il centro di aggregazione giovanile, l'Informa Giovani, l'Oratorio e la Libera Associazione Commercianti e Artigiani. Sarà fatta di sabato pomeriggio con le strade aperte, perché riteniamo che sia importante mantenere la viabilità, specialmente in questi giorni dove la gente magari di corsa va a fare gli acquisti. Però comunque una manifestazione che sarà molto improntata sui giovani, sui ragazzi e dell'oratorio e non, con la disponibilità dei commercianti a dare loro un supporto, perché questa festa diventi veramente una festa della comunità. E a trazione di questa ultima festa dell'anno, Aspettando Natale, del 14 dicembre, quali saranno? Ma le attrazioni saranno comunque una caccia al tesoro organizzata dall'oratorio, ci sarà delle degustazioni, una merenda fatta in piazza a cura della Libera Associazione Commercianti e Artigiani, ci saranno gli alpini che comunque somministreranno anche loro qualcosa come merenda, e poi dopo la grande attrazione però saranno, permettetemi, le luminarie natalizie, che ogni anno, da un po' di anni da questa parte, andiamo tutti gli anni comunque di nuovo a installare su Caselle, e tutti gli anni salgono un attimino di qualità, perché noi riteniamo che un paese illuminato, un paese comunque con le illuminate natalizie, sia un paese in festa, e direi che il Natale veramente deve essere la festa di tutti i casellesi. Per il 2020 programmi? 2020, intanto posso dire che il primo appuntamento sarà la seconda domenica di gennaio con Sant'Antonio, di nuovo la festa degli agricoltori, anche lì di nuovo una due giorni, sabato e domenica, dove il sabato sera sarà veramente la serata dei giovani in festa, la domenica il Sant'Antonio della tradizione, ovvero messa, benedizione dei trattori e grande pranzo tutti insieme.
Dopodiché penso che ripartirà la programmazione, sicuramente con agricoltura e commercio che andremo a ripetere, si andrà avanti con i Crocetta & Tour, con le notti bianche, dove chiaramente ogni anno cercheremo di, come sempre abbiamo fatto, alzeremo un po' l'asticella per rendere il nostro centro storico sempre più appetibile, anche perché bisogna creare le condizioni di saper fra qualche tempo sfruttare il gran numero di visitatori che si recheranno verso il parco commerciale che sorgerà presso l'Areata. Quindi dovremmo avere la capacità di creare degli eventi di interesse così forte di riuscire a prendere una piccola percentuale di visitatori e portarli a Caselle, perché a Caselle ci devono, nel centro storico di Caselle, perché ci sono degli eventi, ci sono delle cose che comunque sono interessanti per chi magari arriva da fuori regione o arriva da qualche zona lontana da qui. Ecco. In chiusura, lei è uno degli assessori più amati a Caselle, anche dall'opinione pubblica. Cosa si sente di augurare per questo Natale? Intanto io per questo Natale mi sento di augurare innanzitutto salute e serenità a tutte le famiglie. Auspico che comunque il Natale possa portarci a livello veramente nazionale, a livello politico, qualche scelta che possa dare tranquillità alle famiglie, che possa togliere un po' dai genitori l'ansia di arrivare a fine mese, la preoccupazione di non poter garantire ai figli la possibilità di studiare per quanto ne avrebbero merito, ecco. E permettetemi, a livello proprio generale, mi piacerebbe che ci fosse un minimo di redistribuzione della ricchezza per garantire anche agli ultimi il necessario per sopravvivere.